Ciao ragazzi, oggi vi spiego questo hack che ho scoperto, un altro hack che a me piace comunque. Praticamente, se voi avete installato l'app TurboBuddy da Chrome, avete questa, vedete la spunta rossa qua. Qua c'è Thumbnail Generator, no? Quindi andiamo o a prendere una parte del video, ok, però per esempio oggi questo hack vi devo spiegare, quindi non è proprio il tutorial, è il tutorial dell'hack. Quindi potete prendere qualsiasi, anche questo, uno sfondo generico. Poi andiamo qua in image, qua praticamente abbiamo delle immagini stock, possiamo usare cuori, frecce, però potete fare questo, cioè aggiungere l'immagine che volete. Quindi voi cosa fate? Andate a scaricare una bella immagine, anche questa qua, no, delle Filippine in PNG. PNG è meglio di JPG perché ha più risoluzione e poi perché puoi fare le immagini in trasparenza. Se non avete le immagini in trasparenza, basta che andate in questo sito qua, remove the background, praticamente qualsiasi immagine la potete, vi potete togliere il background e usarla su Canva o su questo, su Thumbnail Generator di TurboBuddy. Quindi aggiungo qui l'immagine che ho selezionato, che ho messo una bella immagine delle Filippine, un wallpaper di qua. Ecco un altro trucco per fare le thumbnail: dovete mettere sempre la luminosità più alta, o più 5 o più 10 qua, perché le persone cliccano di più le immagini con più luminosità, e anche il contrasto li aumentate, non esagerate, insomma lo vedete anche voi che risulta più bella l'immagine aumentando la luminosità e il contrasto. Poi andiamo su image, quindi io ci metto questa qua, io gli ho tolto il background, anche questa gli aumento la luminosità in base alla foto e il contrasto. Comunque devo farmi l'occhio per vedere come integrarla bene nella, ecco così. E poi clicco questo. Qua gli dà un bordo nero, ma questo qui è fantastico, cioè gli dà un bordo bianco. So, gruppo di spray, then you add the text. Scriviamo benvenuti, non lo so, una cosa che invoglia le persone a cliccare, che dovete fare una thumbnail che attrae il pubblico. Quindi anche questa la metto, vedete, con un bagliore. Ecco qua, fatta. Perché comunque non dovete scrivere il titolo nella thumbnail, perché è come se scrivete due titoli. E quindi un altro consiglio che vi do è questo: il titolo deve essere introduttivo al video, non spiegare più, non dovete spoilerare il titolo, anche io devo lavorare su questo, cioè il titolo non dovete proprio spoilerare cosa c'è scritto, cioè cos'è nel video, e neanche nella thumbnail, dovete incuriosire la gente sia col titolo che con la thumbnail. Ed è anche sbagliato scrivere il titolo nella thumbnail, ma dovete scrivere qualcosa che invogli lo spettatore a cliccare, perché dovete fare questo win for click, cioè dovete fare una thumbnail win for click.
quindi con questo thumbnail generator potete farlo in maniera semplice, più in fretta che con Canva, perché con Canva, ho fatto un altro video in precedenza, richiede un pochettino più di tempo, quindi con la thumbnail generator si elimina il tempo ed è per quello che conviene usare TubeBuddy, perché risparmiate tempo e denaro. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao!